Ma voi siete il capitano Jack Sparrow! Siete svanito sotto gli occhi di 7 agenti della Compagnia delle Indie, diamine! Avete saccheggiato il porto di Nassau senza esplodere un colpo! Siete voi il pirata di cui ho letto no! Come siete fuggito l'altra volta? Sapete, io non ho mai partecipato a una festa così. E quando penso a tutte le persone che volevano questa, e a quante ragazze hanno pianto per queste cose, insomma, secondo me sembrate tutte delle altezze reali stasera. Allora, mi spiegate perché tutti si stressano per questa? Insomma, è solo plastica. Sul serio, soltanto... Dividiamocela. Non riuscirai a fermarmi! È questa la strategia che vuoi adottare? Ti illudi di fermarmi dicendomi che mi vuoi bene? Credi che non ne sia capace? Non ha importanza. Continuerò ad amarti. Chiudi il becco! Ho detto basta! E poi, da come stanno le cose, mi sa che ti toccherà sparare. Sotto il sedile. È carica e funziona. Sono andata al poligono a provarla, scalcia come un mulo. Artigan, ti vorrei dire talmente tante cose. Sei sempre stato nei miei pensieri. Ho passato intere notti pensando a te. Ma che stai dicendo? Ma l'ispirazione maggiore arriva dalla mia migliore amica, la meravigliosa donna che mi ha dato il nome e il sangue che mi scorre nelle vene. Lorelai Gilmore. Mia madre non mi ha mai fatto pensare che non avrei potuto fare quello che volevo o non diventare ciò che volevo essere. Ha riempito la casa di amore, divertimento, libri e musica, costantemente attenta a darmi dei modelli di vita, da Jane Austen a Eudora Welty a Patti Smith. E mi ha guidata attraverso questi incredibili 18 anni. Non so se si è mai accorta che la persona alla quale vorrei assomigliare a lei. Non piangere. Come si fa? La verità è che ero disperatamente ossessionata. Ero pazza di lui, ma lui mi ignorava. Sentivo di essere sola anche quando stavamo insieme. Per questo andai via. Da quel momento cominciai ad esistere. Non posso fare a meno di lui, Scott. Non riesco ad esprimere i miei pensieri. Lui riesce letteralmente a controllare la mia mente. Non c'è nessuna strega, Tyler. Come? Me la sono inventata. Non ho mai voluto che tu eliminassi Klaus perché lui mi serviva per il sacrificio. Non so come dirtelo, ma ho fatto un patto per poter ritrovare la mia famiglia. Di che stai parlando? Che genere di patto? Dovevano essere 12 per il sacrificio, Tyler. Se scappi ora, forse sopravviverai. Ho sentito che il professore è arrabbiato con me. Secondo te dovrei tornare da lui? Prima volta che ho baciato un ragazzo, è andato in coma e c'è rimasto per 3 settimane. Posso ancora sentire la sua energia nella testa. E mi succede lo stesso con te.